Mr. Tony. Grazie di essere intervenuti. Allora, questa sera ricomincia una nuova stagione del cinema Callè, che dal 1993 propone blues e limitrofi di grande qualità. Nel 2003 su questo palco c'era Tony Coleman, che è tornato a trovarci, lo ringraziamo. Se non ricordo male, quella sera c'era anche Harry, che girava qui su, con i capelli, e c'era anche Giovanni, che insieme ad altre persone, a Fausto Montanari e ad altri personaggi di Castelcerone Alessandria, hanno creato questa bellissima manifestazione che era il Macalè Blues Festival. Vi ricordo che giovedì 7 dicembre ci sarà qui un nuovo chitarrista, un giovane chitarrista norvegese, che arriva appunto dalla Scandinavia. Lui è Bello Caldo, invece, che propone del blues. Credo che una delle mission, come si dice adesso, del Macalè Blues Festival era anche quella di portare giovani musicisti in provincia, e lo faremo appunto il 7 dicembre. In quell'occasione presenteremo anche la stagione 2018, che partirà a febbraio con grandi concerti e bellissime serate come questa. Vi lascio a Giovanni, che vi presenta il gruppo, e buon divertimento a tutti. Grazie ancora. Allora, buonasera a tutti. Cercherò di farvela breve, anche se mi riesce sempre un po' male, anche perché questa sera, la cosa bella di questa serata è che si uniscono due talenti, uno italiano, uno americano, uno più giovane, uno un po' meno giovane, ma soprattutto quello che mi fa piacere è che in genere quando si parla di talenti del blues normalmente si parla di chitarristi. Questa sera finalmente parliamo di un tastierista, di un pianista, un personaggio che è nato con la band di Guitar and Gamblers, ma adesso si è messo, diciamo, ha intrapreso una sua carriera solista che l'ha portato non solo a incidere un suo primo disco solista, Voodoo Boogie, che credo sia in vendita questa sera, al quale partecipa anche Tony come ospite, e non solo Tony, prodotto da Brian Lee. Non so se anche Tony, do you have CDs to sell too? Non ci sono CD, ma anche lui ha fatto 4 CD solisti, l'ultimo è uscito pochi mesi fa. Dicevo, è bello poter parlare di un pianista che ha fatto i compiti a casa e ci ha messo poi del suo. Tant'è vero che è stato riconosciuto anche a livello internazionale come uno dei migliori tastieristi pianisti blues attualmente in circolazione. Per quanto riguarda Tony, invece, la storia di Tony è una storia che inizia negli anni 70, è stato il batterista di ogni mamma santissima del blues e del soul, ZZ Hill, Otis Clay, Syl Johnson, Katie Webster, Bobby Blue Bland, Johnny Taylor, ma soprattutto è diventato famoso per essere stato per tantissimi anni il batterista di B.B. King. Vi introduco allora un attimo la band. Al basso Pietro Martinelli, Stefano Ronchi alla chitarra, alla tromba Stefano Bergamaschi, Paolo Maffi al sax tenore, pianoforte Henry, Cool Henry Blues, Carpaneto, alla batteria Tony T.C. Coleman.
ended up in the blues world. And before you know it, I played with everyone that you can think of in the blues world, from Etta James, Buddy Guy, Bobby Blue Bland, B.B. King, Calvin King, Aaron Thomas. Let's hear it for him, y'all. Make some noise. And the last one, of course, was the B.B. King. Come on.